incominciato. La signora che sto per presentarvi è entrata praticamente in quasi tutte le nostre case, con le sue parole ha saputo emozionarci, coinvolgerci. È una delle regine della narrativa rosa contemporanea, dove quel rosa non sta per fatuo, per leggero, ma sta per la capacità di entrare, di arrivare dritta al cuore delle donne, che sono poi milioni sparsi in oltre 20 paesi nel mondo. Benvenuta qui a Siamo Noi, a Sveva Casati Modignani. Ben arrivata. Ben trovata. Allora, Sveva Casati Modignani non è il suo vero nome. Lei si chiama Vice Cairati e sotto questo pseudonimo fortunato vi nascondete in realtà in due, perché lei è a lungo. No, non mi nascondo. Ecco, non si nasconde, cambiamo verbo. Sotto questo pseudonimo ci sono due persone. Cioè, ci sono io. Adesso sì, perché suo marito purtroppo è ormai da quel dì. Da diversi anni, dal 2004 se non sbaglio. Mm-hmm. Ecco, però lei ha iniziato a scrivere, utilizzando questo pseudonimo, con lui, Nello Cantaroni. E io mi sono sempre domandata a chi è venuto in mente di farlo e soprattutto... Cioè, come si fa? Due persone che condividono lo stesso progetto di vita, e già è abbastanza, e poi decidono di scrivere libri insieme. Beh, quando dei due, uno è l'uomo, chi fa è la donna e chi critica è il maschio. Ecco, mi sembra perfetto. Così abbiamo, scusate, un applauso. Io qui applaudiamo spesso qui. L'idea quindi è stata sua? Prego. L'idea però è stata sua di scrivere? Sempre. Sempre. Lui che cosa faceva? Mio marito, come me, era giornalista. Anche lui. Ma come funzionava in concreto? Cioè l'incipit, no, funzionava l'idea... proprio così, che io scrivevo e lui criticava. Ecco, quindi diciamo neanche una funzione proprio degli editor. Partiva la critica subito al termine della giornata lavorativa? Sempre. E come avete salvato la vita coniugale, quotidiana? Perché io sono una donna. Ho molto buon senso. Molta generosità, molto spirito di sopportazione e quindi ha funzionato. È stato possibile, io spero che il mio collega Massimiliano sia in ascolto in questo momento. Sì. Allora, Sveva, lei vive da sempre a Milano, nella casa dove è nata, la casa apparteneva alla sua nonna. Ai suoi occhi ogni giorno quando si sveglia, che cos'ha ancora questa casa di tanto speciale? La mia casa sa d'antico e respira ancora delle presenze dei nonni. C'è stata persino la mia bisnonna. Anche la bisnonna. Quindi ci sono ancora le loro presenze in questa casa, che è piena di legno, tanti mobili, che ancora parlano. Soprattutto nel silenzio della notte ci sono i tarli che fanno coc, coc, coc e chiacchierano. Potrebbe pensare di scrivere altrove? No, non riesco. Ci ho provato. Ho detto, prendo la mia Valentina, vado in vacanza e mi dice no. Impossibile. Solo in casa mia. Lei ha detto, sento il respiro, il calore delle persone che questa casa l'hanno abitata. La sua famiglia, so che papà commerciava in vini, la mamma stava a casa con lei e suo fratello, a questo papà le è sempre stata molto vicina, era il suo confidente, la mamma però le ha donato molta concretezza. Mia madre mi ha creato mille problemi. Quale madre? Come tutte le madri, ecco, come tutte le madri, soprattutto di una volta. Per cui mentre lei esercitava quest'opera distruttiva, proprio azzerando la mia autostima, il papà invece mi coccolava, mi diceva che ero brava, che facevo le cose bene. E però, insomma, mia madre è stata comunque importante, perché poi mi ha insegnato il senso della dimensione, della misura delle cose. A tenere bene i piedi per terra. Di non darsi troppe arie, insomma. C'è un esempio che lei ha fatto alla nostra redazione, vorrei condividerlo con il nostro pubblico, perché è illuminante. Lei, tutta contenta, un giorno comunica alla sua mamma che sta per partire... in veste professionale per il Festival del Cinema di Venezia. Ah sì, e beh, ero giovane agli esordi e quindi essere, era una specie di promozione essere inviata al Festival di Venezia, Festival del Cinema.
E mentre io raccontavo al mio papà con entusiasmo questa cosa, mia madre disse: aspettando di andare a questo festival, adesso vai al supermercato a fare la spesa. Ecco, qui c'è tutto. Però questa è una sana concretezza, insomma, non essere presi troppo sul serio ci aiuta poi a sviluppare gli anticorpi, il senso della misura. A proposito di festival di Venezia, lì si incontrava, si incontra tuttora, insomma, tutto il mondo dello spettacolo. Se non sbaglio fu lì che ebbe l'opportunità anche di intervistare il grande maestro Luchino Visconti. Il primo incontro però è stato un po' atipico. Lei andò a fare un'intervista e se lo trovò di fronte non proprio in una... Nudo, in una vasca da bagno, coperto di tutto di schiuma come una diva dei film hollywoodiani degli anni 60, e io imbarazzatissima, che ero diventata rossa, blu, viola di tutti i colori. E lui mi disse: mi chieda, l'ascolto. E io dissi: maestro, mi perdoni, non mi viene in mente neanche una domanda. E lui non si scompose, capì il mio imbarazzo e mi disse: non importa, cara, ci rivedremo questa sera, perché ci sarà un grande pranzo e io ho fatto in modo che lei possa sedere vicino a me. Quindi lei potrà farmi allora tutte le domande che desidera, e se ancora non avrà domande, ci sarò io che le racconterò storie. Bellissima. Allora, così abbiamo fatto già un salto, siamo arrivati alle prime esperienze da giovane giornalista. L'ha iniziato come segretaria, poi c'è stata un'esperienza presso una galleria, insomma, rinomata per chi ama l'arte contemporanea, la Galleria del Naviglio di Milano. Lì ebbe opportunità di incontrare anche tanti grandi artisti, tra cui Lucio Fontana. Giovanissima giornalista, intervistò un mito, però non gliela resero, il mito era Josephine Baker, però... non gliela resero facile. Josephine Baker. Ecco, i francesi però lei è nata in America. E lei non si sa bene dove sia nata. Quando io le chiesi... Voleva essere chiamata la francese. Qual è la sua cittadinanza? E lei mi disse: io sono una cittadina del mondo. Quindi, poi, amata dai francesi, quella è stata suo padre, a Parigi la sua città, quindi Josephine Baker. Arriviamo a Josephine Baker, perché quell'intervista... poteva essere una trappola, il caporedattore agli spettacoli, per capire quanto era dura per una giovane donna all'epoca. Che cosa le disse? No, perché io mi ero presa, ero rimasta senza lavoro, ma quelli erano gli anni in cui alla sera perdevi un lavoro e la mattina dopo ne trovavi un altro. Erano anni bellissimi, anni che i nostri giovani purtroppo non conosceranno mai più. Speriamo di no. Io sono ancora ottimista per il futuro, possiamo lavorare. Io ho una certa età e non sono così ottimista. Non so in che mondo si troveranno i miei nipoti a vivere. Sicuramente difficile, ma ci possiamo lavorare. Ma era difficile anche il nostro, però c'erano tante prospettive. Adesso può sembrare più semplice, ma di prospettive ce ne sono poche. Mi piacerebbe oggi trattenerla qui in studio, perché avremo una ventata di ragazzi che stanno cambiando il mondo del lavoro e chissà che non facciano la differenza. Però sicuramente è molto dura. Il caporedattore non le fece sconti. E comunque io mi presentai alla notte, dissi: sono qua, vorrei scrivere. Pensi che cosa accadeva allora nel nostro paese? E lui mi disse: benissimo, allora facciamo una cosa. Adesso c'è questa, sei francese? Sì. C'è questa Josephine Baker da intervistare, tu vai, la intervisti, le fai un pezzo, mi disse il caporedattore, lo lasci sulla mia scrivania, se domani lo vedi pubblicato vuol dire che puoi tornare a lavorare qui, se il pezzo non c'è risparmiati la strada. Quindi era il mio primo pezzo da giornalista e è facile immaginare l'emozione che anche io avevo, il timore, la paura. Però il giorno dopo il mio pezzo era stato pubblicato. Anche perché io, leggendo quello che ha detto in redazione, oltre alla capacità evidentemente di raccontarla, Josephine Baker scattò una sorellanza. Lei lo disse, io una sono una giovane. Una donna straordinaria. Ecco,
Perché lei poi crede nella sorellanza e le sue storie parlano di donne, di un noi femminile, scaturiscono dai racconti delle donne, quasi tutti i suoi romanzi, anzi tutti i suoi romanzi hanno a che fare con le donne, quelli autobiografici, lei con molta classe vorrei dire, ha scelto di pubblicarli con un altro editore che non è lo storico Sperling & Kupfer. Quanto di lei c'è in questi personaggi femminili e poi arriviamo al romanzo di oggi? Non lo so se c'è tanto di me, c'è tanto del mondo delle donne, c'è tanta voglia di riscatto, tanta voglia di portare avanti questo progetto di davvero di sorellanza con le altre donne, perché io credo che se le donne riescono a diventare solidali le une con le altre, beh, il mondo forse potrebbe essere migliore. Questo io lo credo fermamente. Festa di famiglia, uscito per Sperling & Kupfer naturalmente, è il suo ultimo romanzo. Quattro amiche che si incontrano come ogni giovedì, siamo in epoca prenatalizia, al ristorante, al loro solito ristorante, a un certo punto una di loro cala l'asso sul tavolo, quella da cui nessuno si aspettava una notizia simile, Andreina, annuncia di aspettare un bambino. Senza avere un marito. Esatto, la single. Da dove arriva? Dunque, allora devo dire, questo è un romanzo breve, sono 200 pagine, ma lì volevo raccontare proprio l'importanza di avere delle amiche, ma amiche vere, quelle che quando è un problema non è che ti stanno a sentire, ti ascoltano. Che è proprio un'altra cosa, che è diverso. Scusate, ascoltano. Ti ascoltano e non ti giudicano, e se sei nelle peste ti aiutano, e ti aiutano con la concretezza che sa mettere in campo una donna, quindi con la capacità di fare, di realizzare, di uscire dalle panie di un problema contingente. L'amicizia femminile sveva, secondo lei, in questo senso ha una marcia in più rispetto a quella che nasce, si innesca tra gli uomini? Quando le donne riescono a diventare amiche, perché storicamente, e io poi l'ho sperimentato su me stessa più di una volta, come riesce a essere perfida una donna con un'altra donna, un uomo non ce la fa. Quindi, se queste donne abbassano la loro diffidenza, una diffidenza che risale per i rami storicamente, che è stata anche cioè, molto hanno sempre alimentata, cercato, strumentalizzata. Il maschio ha sempre cercato di dividere le donne, perché dice, se due donne si mettono insieme, possono cambiare il mondo. Noi che cosa facciamo? No, quindi hanno sempre favorito la divisione, la conflittualità tra donne. Ma quando le donne riescono davvero a solidarizzare, possono fare grandi, grandi cose. Allora, io mi rivolgo a lei che è figlia, madre, ci ha parlato dei nipoti, dunque nonna. C'è anche uno sguardo sulla maternità. Che cosa significa a suo giudizio? Prima ce l'ha descritta, insomma, con un po' di realistico pessimismo questa nostra epoca. Cosa significa, secondo lei, diventare madre oggi, in questo nostro tempo? Credo che sia una grossa responsabilità. Una grossa responsabilità se ti affacci al panorama odierno del lavoro, perché è evidente che oggi il lavoro è il problema più grosso che noi abbiamo. Fanno lavorare persone che lavorano, fanno mestieri usuranti oltre il limite del pensionamento e lasciano a casa i giovani, e la disoccupazione giovanile è paurosa nel nostro paese, non era mai accaduto prima, quindi c'è un grosso disorientamento, c'è... E le dicevo, io non sono così ottimista, anche se i giovani sono molto bravi e attualmente sono costretti ad andare a cercare lavoro altrove
e disgraziato quel paese che importa braccia e esporta menti. Io spero che questi giovani riescano, se aiutati, se guidati nella maniera giusta, a dare una svolta al loro futuro. Perché vedo che stanno nascendo professioni nuove, nasce questo bisogno di sopravvivere. Il tema si sente quanto le sta a cuore e quanto l'appassiona. Io torno, prima di chiederle quel grazie, che è l'ultima parola che diamo ai nostri ospiti, così un giudizio, un'opinione, un'impressione su quello che leggiamo questi giorni. In questi giorni, tra le cronache, soprattutto degli spettacoli, si parla molto di questo gigante del cinema, Harvey Weinstein, produttore importantissimo, che si è rivelato un nano molestatore, qualcosa anche di più. Mica solo, eh? Ecco, appunto, mica solo, con tante donne, giovani meno giovani, che rompono un silenzio che però sa, per quanto è durato, tanto di ipocrisia. So che la fa molto arrabbiare quando le donne, per responsabilità propria o di altri, diventano donne oggetto. Che cosa ha da dire? Che cosa le suscita tutto questo? Insomma, siamo nel 2017, quando legge. Cosa ha provato questi giorni? Ho provato vergogna per noi, perché quando una donna, per una serie di circostanze, è costretta a subire la violenza di un uomo e per vergogna tace, e poi dopo anni trova finalmente il coraggio di fare outing, di dire sì, questo mi ha usato violenza, invece di incontrare la solidarietà di tutti, viene stuprata una seconda volta, perché mi accorgo che da parte di altre donne viene scagliata una freccia nei suoi confronti e si dice se l'è cercata. Se non voleva, non succedeva niente. Se non ci stava, questo non l'avrebbe fatto. È una doppia violenza. Perché questo, a parte questo grosso produttore cinematografico, le dicevo, succede nella nostra società, e non solo in Italia, a tutti i livelli. Succede anche nell'ufficio di 10 persone, dove il capo ufficio si approfitta della sua posizione per piegare le donne al suo volere. E qui c'è moltissima strada da percorrere. Ma non c'è dubbio. Sveva, è stata molto chiara. Adesso io vorrei che si guardasse intorno, dentro, per dirci il grazie più grande a chi sente oggi di doverlo. Ricordo che sono quelle tre parole a cui Papa Francesco in qualche modo ci ha richiamato. Scusa, permesso, grazie. A volte fatichiamo a utilizzarle. Facciamo male, perché dovremmo invece chiedere scusa, chiedere permesso e imparare a ringraziare. Ma questo succede quando vivi in un mondo dove rispetti l'altro, dove ami l'altro. Da noi non accade, nel nostro mondo non accade, perché impera la divisione, il mettersi gli uni contro gli altri. E anche il pensare che quel grazie, quello scusa è un segno di debolezza, mentre forse è un segno di forza. È un segno di grande forza. Grazie a chi, Sveva? Personalmente? Personalmente? Sì, personalmente. Io devo ringraziare il buon Dio per le cose buone che in qualche modo mi ha elargito, e forse chiedere scusa a me stessa per non aver approfittato fino in fondo dei doni che lui mi ha dato, per esempio. C'è ancora tempo per farlo e mi sembra, insomma, che ha fatto abbastanza. Io ringrazio davvero Sveva Casati Modignani, ricordando il libro che racconta quattro donne che assomigliano a noi anche se hanno età diverse, Festa di Famiglia, edito per Kupfer, e ringrazio davvero la nostra Sveva, perché è un piacere ascoltarla
ascoltarla quanto leggerla. Grazie ancora. Massimiliano, hai sentito che parole? No, l'unica cosa che mi ha preoccupato è la potenza dell'alleanza fra donne. Ecco, lo sapevo. Allora, fai bene a preoccuparti. Posso stare tranquillo, sì. Fai bene. Non lo so. Non lo so. Veda lei. Mica tanto. Non comincio a preoccuparmi. Mi affiderò a San Giovanni Paolo II, perché il 22 ottobre iniziò il suo cammino petrino, il suo ministero petrino, e oggi vi proporremo qui nello spazio religioso una sua bellissima preghiera. Tra pochissimo qui passiamo noi.